Felicia, che hai combinato stavolta? La polizia ha bloccato la strada. Se trovassi le tracce della gatta, potrei raggiungerla. Sembra che la guardia sia stata ferita. I soccorritori potranno dirmi di più. Ehi, Spider-Man! Aver salvato New York non ti dà... Che è successo qui? Spider-Man! Sembra che abbiano rubato un libro raro. La guardia se la caperà. È un caso di fotocaratite. Un'infiammazione acuta delle corde. Ma sì, guarirà. Devo controllare il veicolo. Se è stata Felicia, devo trovarla. Un bengala al magnesio. Forse quello che ha accecato la guardia. Analizzando i residui posso rintracciare Felicia. A posto! Ecco la pista. Vediamo dove conduce. Ah, non riesco a concentrarmi. Non posso diventare papà. Cioè, tecnicamente posso, ma... Devo dirlo a MJ, saprà consigliarmi. Ma come glielo dico? Dovrei farlo di persona. No, di persona sembrerebbe una cosa certa, mentre non è certa per niente. Non ancora, almeno. Ma se non è certa, a che pro parlarne con lei? Magari è un falso allarme. E se è un falso allarme, perché sto sclerando? Smettiamola di sclerare! Smettila di sclerare! Non funziona. Sto ancora sclerando. Si direbbe un membro della famiglia Mauchio. Spider-Man ha pestato Vito! Addosso! E questi sono i suoi fratellini. Non credete che con questo atteggiamento finirete come Vito? I Cicero avevano ragione, Spider-Man sta con Hammerhead! Come ho già spiegato il Cicero, non lavoro per Hammerhead! Il solo fatto che possiate pensarlo mi offende! Meglio tornare sulla pista. Si direbbero uomini di Hammerhead. MJ, ti mando la foto di una targa da controllare. Ok, se scopro qualcosa ti avviso. Ce l'hai? Sì. Che diavolo. Dov'è la chiavetta? Ha detto di volerla dare ad Hammerhead di persona. Non ti avevo detto di prenderla. Sì, ma gli ha già consegnato le altre, per cui... Ti avevo dato un ordine preciso e non l'hai eseguito. Quindi, sai cosa succede ora? Aspetta! 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 No, 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 fermo! Ehi, cos'è quella faccia? Sai cosa succede ora? Pagliaccio! Preso in pieno! Siamo troppo forti! Tirai molto male. Ora lo tiro giù.
Sei morto, mi hai sentito? Grandioso. A voi, ragazzi. Prestito scaduto. MJ, la gatta ha un'altra chiavetta. Un'altra ancora e Hammerhead avrà quelle di tutte le famiglie del Magia. Dobbiamo scoprire cosa contengono. E c'è dell'altro. C'è questa cosa, probabilmente è una cosa irrilevante, ma magari è una cosa importante, una cosa da nulla, o forse no. Ti prego, prova a dirlo senza la parola cosa. D'accordo. Se Felicia lavora per Hammerhead è perché lui ha rapito suo figlio. Oh, non sapevo avesse un figlio. Beh, non mi stupisce che Hammerhead usi questi mezzucci. Sì, ma c'è dell'altro. Ricordi che io e lei ci siamo frequentati per un periodo? Sì, quindi? Oh, oh, ma sei serio? Insomma, non posso esserne certo, ma è possibile. Oh, devo riagganciare. Ok, mi richiamerà dopo essersi calmata. Spero. Me ne andrò di pattuglia, giusto per schiarirmi le idee. Sono Miles. Mi chiedevo... Ah, aspetta, è un brutto momento. No, tranquillo, che c'è? Oh, niente di che, sai. Un secondo, stai facendo cose da Spider-Man? Più o meno, sì. Sul serio? Tipo, nello specifico? Intendi in questo momento? Proprio ora? Sì, a meno che la domanda non ti sembri inquietante o inopportuna o qualcosa del genere. Beh, probabilmente lo è. Devo sembrarti una specie di stalker. Miles, calmati. Che volevi dirmi? Niente, niente. Scusa, può attendere. Ci risentiamo. Ehi, MJ. Punto primo. Dirigiti a questo domicilio. È l'ultimo indirizzo noto del covo dei Costa. Se la mia fonte è attendibile, l'ultima chiavetta è in loro possesso. MJ, ascolta. No, ascoltami tu. Prima ho reagito impulsivamente. No, per niente. Hai reagito esattamente come avrei. Non stavamo insieme all'epoca e io stessa ho frequentato altre persone. Giusto. Aspetta, hai detto persone? Al plurale? Il punto è che siamo adulti. E c'è un ragazzino in pericolo. Pensiamo a salvarlo. Io non ti merito. Lo so. Ok, penso di sapere cosa contengono. Anni fa le famiglie crearono un registro contabile condiviso per mantenere la pace. Tutte le risorse in un unico posto. E per accedervi servono 5 chiavette USB. Quindi Hammerhead ha rapito il figlio di Black Cat? Per obbligarla a rubare le chiavette e mettere le mani sui beni delle altre famiglie. Hammerhead vuole arricchirsi in fretta e spedire sul lastrico le famiglie rivali. Dobbiamo trovare l'ultima prima che lo faccia lui. Ci penso io. Attenzione, segnalata... Felicia, dobbiamo parlare. Oh, mi mancano le nostre chiacchierate. Ma non ho tempo ora. L'impulso ha mandato in corto i lanciaragnatele. Dovrò ricorrere ai metodi di una volta. Andiamo, voglio aiutarti. Allora sparisci. Se Hammerhead è tuo figlio, non puoi agire da sola. Perché no? Sono abituata ad agire da sola. Ma non sei obbligata a farlo.
Perché non ti fidi? Abbiamo già lavorato insieme. Ti sei già risposto da solo, lo sai? Felicia, perché non sei venuta a cercarmi? Perché non è un problema tuo, mamma mia, faccio da sola. Magari per me non è un problema. Aspetta, a meno che non parli della guerra tra bande, quello sì che è un problema. Lascia perdere, ragno, me la cavo da sola. Lancia ragnatele riappiati. È ora del twip-twip. Posso aiutarti a fermare Hammerhead? E come? Niente morti, nessun reato. A modo tuo non può funzionare. Felicia, riguardo tuo figlio, devo saperlo. È per caso? È mio figlio. E me ne occuperò io. Piccolo ragno cocciuto. Voglio solo parlare. Ancora tu. Posso continuare tutta la notte se serve. Interessante. Immagino che dovrò impegnarmi di più. Devo avvicinare. Ultimo avviso, non mi cercare. Ehi! Non scappare! Tu non inseguirmi! Perché voglio farti rallentare! Presa! Perfetto, ora devo avvicinarmi. Ora possiamo parlare civilmente? Tu che dici più civilmente di così? So cosa contengono le chiavette che hai rubato. Ma guarda un po', sei anche intelligente. Non lasciare che Hammerhead abbia anche l'ultima. Se otterrà ciò che vuole, tuo figlio non gli servirà più. Lascia che ti aiuti. Hai in mente un piano? Prendi tempo e intanto cercheremo tuo figlio. Mi sei mancato. Siamo ancora una bella coppia. Non di quel genere. Peccato. Ok. Posso guadagnare un paio di giorni al massimo. Senti, riguardo tuo figlio, è possibile che... Non ora. Vediamo di trovarlo quando sarà sicuro. Ne riparleremo. Ciao, ragnetto. MJ mi ucciderà. Ehi, l'hai presa stavolta? Sì, l'ho convinta a temporeggiare mentre cerchiamo suo figlio. Ti ha per caso detto se... No, non l'ha detto. Ovviamente. Ma sei sicuro non ti stia prendendo in giro? La conosco. Non aiuterebbe mai uno come Hammerhead se non fosse obbligata. D'accordo. Beh, controllerò quel numero di targa. Ti avviso se scopro qualcosa. Sono a corto di energie. Mi serve un ricostituente. Eddie Spezza. Eddie, sono Spider-Man. Spidey, fame da lupi? Sai com'è? Posso ordinare la solita doppia diavola? Sicuro? Consegna sul tetto come sempre? Sì, grazie. Stesso tetto dell'altra volta. Un attimo, ti avverto quando è pronta. Mentre aspetto Eddie, farò un giro di ricognizione in città.
Ehi, hey Miles, ho preferito richiamarti. Di cos'è che volevi parlarmi? Ehi, hey Peter! No, niente di importante, davvero. So che sei impegnato, ma prima o poi... non lo so, potresti dedicarmi del tempo per iniziare ad allenarci, magari. Allenarci? Sì, magari solo le basi, per iniziare. Come dondolarsi da un grattacielo. O, che ne so, da un edificio basso. Da un albero. Miles, hai 15 anni. Concentrati sulla scuola. È molto più importante di... Sì, certo. Ma se uno di questi giorni finisco prima i compiti e a te avanza del tempo... Cioè, tu hai iniziato a 15 anni, no? Io ho quasi rischiato di morire almeno un centinaio di volte. Non posso esporti allo stesso rischio. Ok, certo, capisco. Ci risentiamo. Santo cielo, che devo fare con quel ragazzo? Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Il bottino è qui intorno. Altra rifurtiva. Detective, ho trovato un altro quadro. Ottimo lavoro. Di questo passo chiuderemo un mucchio di file. Senti, com'è morto Hardy? Provò a evadere da Riker, ma annegò cercando di raggiungere la riva. Ma ora possiamo restituire il maltolto e magari questa storia ti aiuterà a catturare la nuova Blackhead. Sì, che è il mio obiettivo, ovvio. Devo andare, a dopo. Ok, Spidey, la pizza è pronta. Grazie, sei il mio salvatore. No, quello è il tuo lavoro. Ma se proprio insisti, puoi farci un saluto sui social. È sempre una gran pubblicità. Contaci. A dopo, Eddie. Non pensavo si potesse avere tanta fame. Ti amo. Ma purtroppo devo farti sparire. Pronto? Ho indagato su quella targa. È registrata una compagnia di stoccaggio di un vecchio amico di Hammerhead. Ci sono adesso. Dammi un minuto. Sono da te il prima possibile. Nel frattempo, vediamo di dare un'occhiata in giro. Allora, un passo alla volta. Mi guardo in giro, scopro se il ragazzo è qui e nel caso lo porto al sicuro. Che faccio se assomiglia a Peter? No, piantala, MJ, non pensarci. All'amico farebbe bene un pisolino. Quello cos'è? Banconote false. A quanto pare Hammerhead si è trovato un nuovo hobby. Fatto. Stewie, mi serve una mano. Quest'affare pesa più di tua madre. Sei matto? Non posso fare sforzi. Ti ho detto che ho la sciatica. Ehi, Mikey, mi daresti una mano? Stewie soffre di una grave forma di inutilità. Ehi, chi è là? Eh? Meglio controllare. Tutte quelle storie su Hammerhead che spacca crani. Wow, è un mucchio di soldi. Ma sembrano falsi. Bello scatto. Nessun segno del ragazzo. Per quanto l'idea di Peter padre mi suoni assurda, non immagino come si senta lui. Scommetto che sarebbe un buon papà. Devo scattare una foto a quel tipo. Tornerà utile se la situazione precipita.
Magari uno dei miei contatti in polizia potrà identificarlo. Tutto il giorno al telefono. Tornate al lavoro, non battete la fiacca. Importatelo incustodito. È un'occasione d'oro. Una bolla di spedizione. Se indica il centro di distribuzione. Su, forza. Accidenti. Oh, oh. Lo riferisco ai ragazzi. La famiglia Costa sta piantando grane. È come se volessero la guerra. Devo valutare come pianificare le prossime mosse. State allerta. E se vedete qualcuno, non rischiate. Fatelo fuori. Ho i dati della ditta di trasporto. Dovrebbero aiutarci a scoprire dove tengono suo figlio. Più tardi li esaminerò con calma. Ora devo svignarmela. In silenzio. Ehi, è vero che Hammered è sopravvissuto a un colpo in testa? Altro che, ha risputato una delle pallottole al tizio che l'aveva colpito. Poi si è fatto montare quella lastra. Devo provare quella pizzeria. Come si chiama? Forse posso rinfrescarli. Ah, che disastro! Chi sistemerà ora? Tu. Io? Perché non tu? Perché invece no? Perché non entrambi? Prima tu. No, prima tu. Sono rimasta anche troppo. Meglio andare. È in fretta. Ok, gente, venite. Andiamo a discutere della situazione. Credi che i Costa si riveleranno un problema? Per ogni grana che piantano, Hammered può piantarne una più grossa e più sanguinosa. Ci è mancato poco. Ah, ma porca di quella... Scusa. Che accidente ci fai qui? E come mai odori di pizza? Perché ne ho appena mangiata una? Beh, mentre tu ti davi ai carboidrati, io raccoglievo indizi per localizzare un bambino rapito. Ma l'ho divorata in un attimo. Ho altre piste da seguire. Ci sentiamo più tardi. Promemoria. Non stare appesi dopo una doppia diavola. Ho bisogno di aiuto. Ti mando la posizione. Felicia, che succede? Incredibile. E adesso si aspetta che corra da lei. Ed eccomi qui, a correre da lei. Ehi, Peter. Ci ho riflettuto e avevi ragione. Ora come ora devo pensare alla scuola. Ah, meno male. Ma non voglio battere la fiacca, così ho chiesto di entrare nella squadra di basket. Va bene, no? Sì, ma sta attento. Resta credibile. Non fare nulla di troppo appariscente. Del tipo? Niente schiacciate, per dire. Oh, certo. Ovviamente. Miles. È successo solo una volta. Quel tizio mi aveva insultato. Ma è stato fortissimo, dovevi vedermi. Miles. Non succederà più, promesso. Se accetterai di allenarmi, ovviamente. Fammici pensare. Grande! Ok, è ora dei compiti, devo andare.